Ciao! Eccoci qua. Gran voce te oggi. Sì, no, e oggi parlo. Vai. Allora, disco estratto per l'ascolto, Armored Saint, Nomade Delirante. dell'85. Gran disco. Gran disco, ma a me forse piace più Raising Fear. Sì, anche a me, anche forse Symbol of Salvation. Symbol of Salvation. Un pelo in qua. Un pelo. Vai. Ecco. Bene, oggi parliamo di... Loudness. Samurai dell'heavy metal. Esatto. Che sono nati da uno di una pop band prima. Sì, che c'erano Akira Takasaki e Muneta Kaiguchi in una band pop tipo lazy. Perché però quando scrivevi i pezzi Akira Takasaki suonavano un po' la Deep Purple. Esatto, infatti Deep Purple, Rush, anche un certo porto, da un certo punto Rainbow. Di poi, Rainbow, Van Halen. Van Halen, sì, Rainbow, Van Halen. Hanno influenzato parecchio la band. Che tra l'altro in Giappone... Sai però che bisogna passare un po', mi so, secondo me. Che tra l'altro in Giappone ha avuto un successo... Ancora non si sente più un cazzo, vabbè, comunque. Che ha avuto comunque un successo fino a un certo punto bello forte. Ed è ancora una band che in Giappone va. È di culto. È tipo, che ne so. È tipo, che ne so. Qua in Italia. I Vasco Rossi italiani. Tipo, esatto, sono i Vasco Rossi italiani. I Vasco Rossi giapponesi. Esatto. Oppure gli Eros Ramazzotti giapponesi. Li conosce tutti. Va bene, dai. Allora, partiamo con la discografia è foltissima, ha fatto quasi 30 dischi, mi pare. No, di più, ormai, anche di più, sì. Insomma. Troppi ne hanno fatti. Noi li abbiamo tutti fino a un certo punto. E poi alcuni sparsi. E poi alcuni sparsi, oh, random. Li abbiamo tutti fino all'omonimo del 92, Loudness. Esatto. Partiamo con il disco d'esordio. The Beard the Eve. Allora, qua io sento tanto le influenze dei Rush su certe cose. C'è un pezzo che infatti ricorda molto i Rush. Sì, no, non è con questo disco quello che devi fare. Ah, ok, sì, è su un altro. Okay. Però comunque si sentono molto le influenze dei Rush. Infatti c'è qualche tempo di disparo, robe così, un po' più prog. Tanto cantato in giapponese. Come tutti i primi tre dischi. Però, sinceramente, c'ha dei bei pezzi tipo Loudness, To Be a Demon, che sarà ripreso su On The Prowler, oppure Rock Shocks e tante altre, che sono bei pezzi, però secondo me non all'altezza dei Loudness come li intendo io. Quindi mi sento di dargli un 7 a sto disco. Ma io vado di un 6,5. Tra l'altro le copertine, a dir poco, sì, le copertine bruttissime. Abbiamo fatto la puntata delle copertine più brutte, queste qua non le abbiamo messe, incredibilmente. Beh, quello lì dell'81. L'81, sì. Poi nell'82... esce il secondo disco, Devil Soldier. Questo qua, secondo me, è già un passo fa avanti. Fa vedere dietro, perché dietro è ancora più agghiacciante come esatto. Disegno. Ma secondo me è un disco che sicuramente ha un passo avanti rispetto a sì, diciamo al primo. Infatti ci sono dei pezzi che fanno ancora di più, tipo Lonely Player, il pezzo Devil Soldier, Angel Dust, Girl, che è stata ripresa su On The Prowl, eccetera. Che comunque sto qua gli do anche un 7,5. Questo qua inizia a essere un disco decente. Sì, è un pelo sopra, quindi a livello di è un 6,5 più, o no, un 6 al 7 per me invece. Beh, un 7, no? Sembri quei professori che non ti vogliono dare il 7 perché pensano che devi prendere tipo 6,99, dagli 7. Esatto, tra le copertine... Questa è la peggiore forse. Cioè, ma dico, ma c'è, voglio dire, ma bastava fare dei dischi... tinta unita e la bastava farsi una foto di loro e mettersi in copertina. Comunque questo qua secondo me è dei primi tre è quello più figo. Sto qua gli do anche un 8. Sto qua dei gran sì. Pezzi, c'ha cioè In The Mirror. Sì. Però poi me li ricordo, c'ha cioè In The Mirror, Sleepless Night che è molto bella, Mr. Yes Man che sembra un pezzo di Rush. Quello lì. E poi ce ne sono, cavolo. Mi ricordo i titoli fino a un certo punto, devo vederli un po'. Vabbè, ma tanto quel pezzo Lose of the Devil's Land. Show Me The Way. Ah, tra l'altro nel primo disco c'è pure il pezzo Loudness che loro continuano a fare. L'ho detto, sì. Ah, sì? Sì. Vabbè, dai, comunque andiamo avanti. No, c'era un altro pezzo. Andiamo avanti. Speed, è un pezzo che fanno sempre al vivo anche quello lì. No, va bene. Dopodiché, cioè... Bene, qua iniziamo ad avere un bel salto. No, aspetta. C'è live. Esatto, cioè, tra l'altro abbiamo anche... Hanno fatto un casino di live pure loro. Il primo live che racchiude appunto i primi tre dischi. Live, Loud, Alive. Se voi non avete nulla dei primi tre dischi dei Loudness, se volete farvi un'idea di che sound hanno, questo è il disco da avere. Che, aspetta, sottolineiamo, il sound dei primi tre dischi dei Loudness non è il sound che avranno dopo. È completamente no, diverso. Zero, non zero. C'entra niente. Zero. E non è per niente il periodo anni 80, diciamo che è il periodo quello più americano. Glam americano, esatto.
Sì. Qua è più heavy metal classico, diciamo, no? Sì, molto influenzato dai Rainbow, secondo me, sì, soprattutto. Sì. Comunque è un live bello, anche registrato recentemente. L'unica roba brutta è che la voce dei giapponesi, non so per quale motivo, cioè, suona sempre... Sono tutti uguali. Ah, prendi che non ci abbiamo, non ho preso il CD di questo qua. Ci sai? Perché esce, prima esce questo qua in CD. Sì, allora, esce nell'84 il loro primo gran disco, secondo me. Il disco figo, il primo gran figo disco. Allora, gran figo disco. Disillusion, in CD abbiamo la versione giapponese. Infine... Esatto, perché allora è uscito in in giapponese, loro fecero un tour anche in Europa, passando per l'Inghilterra. Sì. E in Inghilterra, cioè, furono accolti in maniera entusiastica. Questo fece pensare alla casa discografica o all'importatore dell'epoca di registrare la versione di Disillusion cantata in inglese. Infatti sostanzialmente sono gli stessi, no, cioè forse c'è un pezzo diverso, cioè... No, sì, c'è l'intro, all'inizio, c'è l'intro. Ah, esatto. Sì. Comunque... Allora noi prendiamo in considerazione... Quella inglese. Quella inglese, ok. Allora, citiamo dei pezzi, Crazy Doctor... Porca puttana, il riff di... È bellissimo. Beh, poi, scusami, il bello è che non c'ha brutti pezzi. Poi prendi Aesper... Esper, sì, fantastico. Poi c'è cioè, il suo di Akira, Exploder, con sui pighi e tutto. Sì. Altri fantasy, sono tutti belli. C'è anche l'ultimo pezzo, Ars Lament, che è ripreso su Arrekenizer. Comunque, Akira Takasaki, se non lo conoscete... Gran chitarrista. È un chitarrista devastante. Tra l'altro, Paul Gilbert è un grande fan di Takasaki. Infatti, si sente perché cioè, ha una plettrata devastante. Cioè, nel primo periodo, poi... Ha iniziato, non so che cazzo gli è successo, ha iniziato ad andare un po' a caso. Sì. Però c'è qua, siamo a qua livelli altissimi, top. Altissimi. E qua inizia il loro contratto, perché quello è Music for Nations. No, anche questo è finito che Music for Nations. Sei sicuro? Al 100%. Però è allora, sì, poi non mi ricordo se è stato poi distribuito con altre licenze. Però non mi sbaglio. L'ho ascoltato l'altro giorno, sto qua tra l'altro. 85 esce il loro primo disco americano, diciamo. Sì, esatto. È anche il primo disco che vede il logo. Esatto. Thunder in the East. Esatto. Allora, non abbiamo dato un voto a Disillusion. A Disillusion do un 9. Ah, io do 9. Io qua do 9 e mezzo. Do 9. E qua... La formazione rimane sempre stabile. Vabbè, diciamo, con Akira Takasaki. Alla chitarra, Mune Takeguchi alla batteria, Masayoshi Yamashita al basso e Minoru Miura alla voce. Esatto. Bene, a questo disco do anche 9,5. Questo qua è veramente oltre. Si sono abbastanza superati questo disco. Ma io guarda, qua secondo me è il disco al cui do 10. Solidissimo. È stato un disco che all'epoca noi ragazzini, cioè, vedere un gruppo giapponese era un po' strano, no? Sì. Faceva strano vedere. Però cazzo, erano talmente credibili che incredibilmente c'è. A me piacevano comunque un casino, no? Citiamo dei pezzi, Crazy Nights. Beh, Rock and Roll Crazy, riff. Beh, sì, uno dei più belli riff degli anni 80. Cazzo, cioè... Like Hell, Heavy Chains. We Could Be Together. Run For Your Life, quello lì è un po' Rush, come cose. Clockwork Toy. Cioè, insomma, è veramente un bel disco. Inizia ad avere un look un attimo più... Hair metal. Che però alle ragazzine giapponesi interessano più i Motley Crue che non. Tra l'altro loro fecero di spalla ai Motley Crue in questo tour. Proprio nel tour di Theater of Pain e loro aprivano. Cioè è un po' una scelta strana. Sì, esatto, mettono in modo le crew che sono dei delinquenti con di spalle i giapponesi che sono delle persone per bene. Esatto, delle persone per bene, esatto. Bene, nell'85 esce questo singolo di un pezzo, cioè questo singolo... Sei sicuro che non dovevano pescare neanche dei CD, ricordi? Sì, lo so che dovevano pescare dei CD. Got a Fight, che è un mini LP con tre pezzi, esatto. Che sono Got a Fight, Odin e Flash Out strumentale, che sono all'interno di un film cartone animato giapponese, esatto. Che si chiama... Cartoni animati giapponesi? Non mi ricordo. Animati volgari. Okay. Comunque sì, è un mini LP, comunque tre bei pezzi, insomma, non c'è niente da dare conto. Un completista di loudness è sicuramente... Tirali fuori tutti e due questi. Tutti e due? Sì, sono insieme. Ok. Allora, versione giapponese e versione internazionale di Lightning Strikes o Shadows of War. Esatto, talmente malati che l'abbiamo preso. Sì, perché c'ha Robby e c'ha la copertina diversa. Esatto, cioè è più bella sta copertina. Sì, è molto più bella. Allora, questo disco... Ah, cioè, tra l'altro, attenzione,
le parti strumentali sono identiche. Sono le stesse, la voce qualcosa cambia. Cambia la voce. Ma non tutto. Qualcosa. Sono dei take diversi, esatto. E... allora, questo disco... c'è qualcosa anche cantato in giapponese qua dentro, non mi ricordo. Non mi ricordo. Neanche io. Comunque, questo è un disco che mi sento di dare un po' meno di Thunder in the East, gli do 9, che comunque è un gran bel disco. Let It Go, un gran pezzo, sì, Dark 9. Desire, 1000 Eyes, il pezzo di She's in the Sky che fa l'intro col tapping storto. Tra l'altro uno dei primi che suonava la chitarra tipo... Già nell'85 lo facevo. Pianistica, insomma. Già nell'85. Akira è veramente oltre. E poi tutti gli altri pezzi comunque valgono il disco. Sì, anche io mi sento da dare un 9. 9... comunque gran disco. Grandischi. È una grande band questa. E cazzo, i Loudness. Proprio. Sono stato il mio gruppo preferito per un periodo. Poi esce questo live 81-85. Questo qua è un bel live. Esatto, cioè, molto più bello dell'altro, secondo me. È del tour di Lightning Strike. Assolutamente, infatti concentra i primi tre dischi più, vabbè, Disillusion. Sì, diciamo che più che i primi tre dischi. Thundering the East e Lightning Strikes. Più che i primi tre dischi concentra maggiormente i secondi tre. Esatto, tipo live 1 e live 2. Esatto, il concetto cazzo perfettamente a pennello. Comunque, come ogni volta i live sono... La metà scura, occio. Ecco. Bene, qua secondo me raggiungiamo forse l'apice del lavoro di discografia, allora, a livello compositivo. Tra l'altro, disco che aveva anche dei video che passava in Italia, la tastiera chi c'è? Appunto, una roba che sicuramente deve porre al favore di sto disco è che ai cori ci sia David Glenn Hensley. E alla tastiera c'è scritto qua dietro c'è Greg Giuffria, quindi sui pezzi tipo Rock and Roll Gypsy, sono lì, in My Dreams che sentite le tastiere sono di Greg Giuffria e si sente che insomma la qualità del suono è quella sua. Vabbè, io qua do un 10, solidissimo, non ci sono pezzi brutti, SDI, anzi li dico tutti, guarda, in ordine, SDI, This Lonely Heart. Ah, This Lonely Heart era il pezzo che passava sulla loro video music. Sì, e infatti dice, cazzo, passano i Loudness, incredibilmente, era il disco probabilmente che... provarono proprio per fare il botto, insomma. Io gli do un 10, non c'è il voto, ma 10.5 gli do. Esatto, anch'io. Beh, dicevo, SDI, This Lonely Heart, Rock and Roll Gypsy, In My Dreams, Take Me Home, Strike of the Sword, Rock This Way, In This World Beyond, Angry Hunter e So Lonely. In This World Beyond. È bellissimo. E tra l'altro, come dicevo prima, il pezzo So Lonely era l'ultimo pezzo del disco di Disillusion. Esatto. Risuonato più avanti. Tra l'altro SDI, cioè porca puttana, un pezzo. Sì, anche lì con il tecnico. Speed metal, dio buono, cioè... Alt. Dopo, allora... Sì, giusto. È uscito nell'88 Jealousy, che è un mini LP che è uscito solamente per il mercato giapponese. Per quale motivo? Per questo motivo. Siccome avevano fatto il contratto con l'Atlantic, sono andati... a pescare più gente dal pubblico americano per far vedere che non si erano dimenticati dei giapponesi, hanno fatto uscire questo mini LP solo per loro, che secondo me è un gran bel mini LP. Sono 6 pezzi, ha qualche venatura un po' più AOR rispetto ai Loudness, quelli classici, infatti anche la capigliatura dimostra, e è tutto cantato in giapponese. Allora, ci sono dei pezzi che propongono sempre dal vivo, tipo Long Distance Love, poi vabbè anche il pezzo Jealousy è bello, Good Things Going, e anche gli altri, insomma, eccetera. Esatto. E allora, io qua il mio disco da non da 10, da 11. Sì, anche qua do 10, assolutamente. Qua cambiano cantante, provano a fare successo. C'è Mike Vescera. Mike Vescera, degli Obsession. Che dopo andò con Malmsteen, esatto. Nel disco Seventh Sign. Esatto. E Magnum Opus. Esattamente. Soldier of Fortune è il concentrato di tutto il meglio dei Loudness. Sì, secondo me. Anche secondo me. Songwriting, innanzitutto, strafiltrato, è prodotto da Max Norman. Sì. Dal produttore di Nidic Mob. E disco fantastico. Sì, assolutamente. Cioè, You Shock Me. Cioè, i pezzi sono heavy. Melodici. Melodici. E diretti. Cioè, veramente. Questo è il disco l'avere dei Loudness. Sì, anche secondo me è quello questo, anche se quello meno rappresentativo. Secondo me Harry Knight e questo sono i due dischi che da avere. Però Soldier of Fortune siamo veramente a livelli. Sì, vabbè, anche io do 10, assolutamente. Soldier of Fortune, il pezzo, vabbè. Porca puttana, cioè lì Takasaki con solo che è devastante. Sì, che sembra una pastiera. Esatto, che l'avevi fatto anche te sul tuo canale. Lo devo ripassare. Esatto. You Shock Me. You Shock Me. Oh, Night Love. Non riesco a cantare. Esatto. Danger of Love, ma tutte... Danger of Love. Ma veramente, figo. Non c'è bisogno di... 89, tra l'altro. 89, esatto.
ancora uscito nel periodo che poteva andare, ma no, i Loudness non riescono a esplodere. 91 esce l'ultimo disco dell'era classica secondo me, Overkill. Allora, per un periodo... Hai detto tu, non è un disco di pezzi inediti? Sì, è un disco di 3 pezzi inediti più 7 cover, no, più 8 cover, perché hanno 11 pezzi. Loro cover, cioè... Sì, autocover, sì. Esatto, hanno riregistrato... Alcuni pezzi... Che è una moda che c'è in questi giorni, ma i Loudness l'hanno fatto già all'epoca. L'hanno fatto per il semplice fatto di riprendere pezzi che non suonano più dal vivo ormai, perché erano cantati in giapponese, hanno rifatto i testi, Mike Bescher, di certi pezzi, per adattarli. Un po' modificati anche musicalmente, resi più... Però poi riproporli chiaramente dal vivo, e per un discorso di anche di edizioni... Sì. Quando un pezzo lo fai riuscire ai nuove edizioni sulla quale attingere. Esatto. È stato il mio disco preferito per un periodo, però... No, io do un 8. Io no, do sempre un 9. A me, allora, i 3 pezzi inediti che ci sono a me piacciono parecchio, sono veramente belli. Ci uscivano su Soldier of Fortune. Beh, Down and Dirty è... Down and Dirty è bello. Figa, beh, anche Playing Games, Love Toys, quei due pezzi lì. Secondo me erano credibili anche su Soldier of Fortune quei pezzi. Poi... ha ripescato dei pezzi che non hanno mai suonato dal vivo, tipo Seventh Sword che diventa Never Again. E invece certi pezzi, secondo me, sono stati totalmente migliorati, tipo In The Mirror, che fa il solo quello sì. Più bello, Akira, per cantare in inglese. Se prendi anche, che ne so, un pezzo super migliorato è Find A Way, che è quello 12 ottavi, quello lì che era completamente diverso. Però secondo me dobbiamo darci una mossa. Perché... Vabbè, adesso è finito praticamente. Sleepless Nights è stato migliorato parecchio, e anche vabbè, gli altri. Ok. Bene, adesso secondo me arriva, vabbè, dopo sono usciti questi mini LP, non so per quale motivo, questo mini LP non so per quale motivo, e dentro c'ha tutto il mini LP Risky Woman dell'86, un Long Distance Love Super Mix, vabbè varie, qualche live, poi questa raccolta con qualche live del tour di On The Prowl, e qualche pezzo con take diverse, vabbè così. E poi finalmente passiamo al 1992, dove esce secondo me il loro disco di transito. Tra l'altro, l'ultimo gran disco, tra l'altro. È un disco a cui do 10, assolutamente. Sì, no, formazione completamente nuova. Allora, voce c'è il cantante di Easy, Masaki Yamada. Masaki Yamada. Che tra l'altro a me piace più che non... Anche a me, assolutamente. Ma Minoru Niara. Quindi c'è questo nuovo cantante che è Masaki Yamada, questo nuovo bassista che è Taiji Sawada di X-Japan, che secondo me come concetto è tipo il Billy Sheehan giapponese, facciamo roba di tapping, roba così, però rimangono ovviamente i membri principali che sono Munetaka Kiguchi e Akira Takasaki. Disco a cui do 10, per me è bellissimo. Sì, dai, anch'io do 10. È molto, è un genere diverso. Allora, questi sono dischi difficili da reperire. Okay. Sì, molto difficile. Anche perché certe robe le hanno fatte uscire solo per il mercato giapponese, quindi abbiamo fatto le nostre per recuperarli negli anni. Però qua, disco veramente ottimo. È un altro genere, non pensate che siano i Loudness dei primi tre dischi, non pensate che siano i Loudness di Eric Rice e non pensate che siano i Loudness di Soldier of Fortune. Sono nuovi, completamente. È un disco heavy metal, più heavy metal. Heavy metal, sì, proprio. E tra l'altro l'ultimo disco dove Akira fa robe interessanti. Esatto. Beh, pezzi da secondo me da ricordare: Pray for the Dead, Slaughterhouse, okay. Walking the Dead, Black Widow. L'ultimo pezzo è un pezzo thrash metal, Firestorm. Sì, cazzo. Love Kiss. Quindi, se non conoscete questo disco e vi piacciono i Loudness, non sono sicuro che vi piaccia, però accattatevi. Ve lo consiglio tantissimo. C'è su Spotify. Vai, demo. Bene, allora adesso. Tieni te. Basta. Allora adesso non abbiamo. Vabbè, facciamo il relativo live. Noi, esatto, noi abbiamo. Once and for all. Fino qua. Tutto. Okay. Tutto. Dopodiché sono usciti un fottio di dischi. Sì. Allora c'è... Molti non ce li abbiamo. Tanti sono brutti, hanno cambiato formazione. Beh, magari diciamo aspetta fino a dove arriviamo, sì, no? Sì, aspetta un attimo. Dopo questo disco qua hanno cambiato batterista, è arrivato quello degli Ante, ma hanno fatto quattro dischi che sono abbastanza bruttini per i miei gusti. Poi nel 2000... Sono Heavy Metal Hippies, cioè, dai. E poi... Cosa... Ghetto Machine, Dragon e Engine, che sono già più che la trilogia del Buddha Rock, che è roba che abbiamo comunque in su iTunes. iTunes, quindi. Poi c'è stata nel 2000 la reunion dove hanno rifatto il tour con Minoru Niara. Io mi sono, all'epoca, se fossi stato vivo mi sarei aspettato una reunion, cavolo, faranno pezzi fighi, pezzi di Thunder in the East. No, hanno fatto dei dischi bruttissimi, che sono, alcuni sono addirittura doom metal. Sì, quello che ho spirito. Terror, sì. Terror pure coso, Biosphere, Spiritual Cano Pandemonium, roba che non voglio pensare perché è veramente brutta.
quando nel 2005 hanno fatto uscire Racing, e qua abbiamo la versione con dentro Rock Shocks, dei pezzi risuonati, che insomma non mi piace tanto, però è molto meglio, è sicuramente quello un po' meglio rispetto agli altri che sono usciti prima. Dopo questo è uscito Breaking Tabù, stesso discorso, non è un gran disco, cioè i gran dischi dell'auto ne sono ben altri secondo me. Sì, non sono riusciti a... Poi esce Metal Mad. Il pezzo Metal Mad spacca il culo. Infatti, cioè, piace un sacco. Però c'è Il disco non spicca. Poi però ricordiamo che escono, che non abbiamo The Everlasting, quello lì è molto, molto più ascoltabile, e King of the Pain, che insomma è un po' più... Esatto. Poi abbiamo questo live postumo del 91 del Budokan, del tour di On The Prowl. Questo è un bel live. Che tra l'altro c'è un pezzo inedito bellissimo, Slap in the Face, sempre con Mike Mescher. Sei un esperto di loudness, sì. Tipo Super Flash di Mike Bongiorno. Poi nel 2011 esce If to Down. Questo già non è male. If to Down, dai cazzo. Inizia un po' a rivedere la luce in fondo al tunnel. Un pelo. Dopo le tenebre, la luce. Esatto. 2012, ecco questo... Non è male, la copertina è... Bruttina però. Bruttissima però. Però il disco è già meglio. Poi è uscito, che non abbiamo, The Sun Will Rise Again, che non è male. E poi finalmente... Gli ultimi due dischi sono tornati a... A essere loudness, come li intendiamo noi. A bomba. Rise to Glory, bellissimo. E infatti quando abbiamo ascoltato Rise to 2018. Glory, che tra l'altro è disponibile anche nel mercato europeo. Sì. E cazzo, hanno detto, ma sì, pigliamo, dai. Per vedere com'è. Dal momento che è comodo, non dobbiamo cercarlo chissà dove, in giro per il mondo. Magari è bello. Oh, primo pezzo che era il singolo solo on Fire, bellissimo. Poi prendi anche in stile live il pezzo Massive Tornado, devo ricordare, sì, sì. Cioè, bello. E qua ci sono ancora dei pezzi risuonati dei primi dischi. Allora, per arrivare all'ultimo disco, Sunburst Samurai, cos'è? Boh. Ecco, sto qua secondo me... Ci riprendono anche a cantare in giapponese qua, sì. Allora, questo disco qua secondo me è sempre ai livelli di Rise to Glory, l'unico problema è che è un doppio studio, 8 pezzi per CD. Un po' lunghetto, un po' però lungo. C'ha dei pezzi. Secondo me se mettevano 10-11 pezzi. Era un disco strafigo. Esatto. E una roba interessante è che hanno preso dei demo del disco di Soldier of Fortune. Tipo, è un pezzo Emerald Sea o Shining Gate, erano dei pezzi di Soldier of Fortune. E c'è un pezzo molto bello, che non mi ricordo il titolo, che parte con un arpeggiatore, che era abbastanza OR, che adesso non mi ricordo il titolo. Vabbè. Quindi la discografia di Loudness. Hai parlato più te, perché sei quello più esperto, io di Loudness conosco. Solo tutto. Il periodo più famoso, diciamo. E quindi dopo questa puntata sui Loudness, faremo un ranking per i dischi che abbiamo. Ma che sarà fatto chissà quando. Quindi, non abbiamo dato i voti degli ultimi dei dischi, comunque gli do un 8. Ah no? Vabbè, gli ultimi dischi non diamo i voti. Gli ultimi due 8. Gli altri do un 6. Sì, ma politico. Sì. Esatto, quindi vi salutiamo. E stay metal.